Antichissimo, discendente diretto del primitivo Canis familiaris palustris, il pastore della Bosse è citato da diversi autori latini. Il primo fu Varrone, amico di Cicerone. Durante entrambe le guerre mondiali, la razza venne scelta come portaordine, soprattutto per il soccorso dei feriti, grazie alla sua particolare predisposizione alla ricerca. Le stesse doti ne fanno oggi un eccellente cane da protezione civile. Di certo questa razza non conoscerà mai le improvvise esplosioni legate alla moda cinofila, perché il suo aspetto rustico non è abbastanza attraente. Ma chi ama il Bosseron è assolutamente felice, perché questo cane ha il sapore pregiato di un raro vino francese. Non va trangugiato, ma sorseggiato con cura. Solo così è possibile apprezzare tutte le sue preziose sfumature. Il pastore della Bosse è un cane robustissimo che raramente si ammala. In questa razza c'è un'incidenza molto bassa di malattie genetiche, perché l'odierno Bas Rouge è il risultato di una selezione severissima. Lo stesso standard è particolarmente esigente anche dal lato caratteriale. Ma in questa razza, caso più unico che raro, esso viene rispettato dalla stragrande maggioranza degli esemplari. Lo standard del Bosseron parla di un cane di grossa taglia, solido, rustico, potente, di forte ossatura e muscolatura. Un cane da gregge non può essere valutato pienamente da fermo. Quindi è molto importante l'andatura, che deve essere un trotto allungato, agile e sciolto. Il carattere deve essere equilibrato e ardito, franco, senza tracce di timidezza o di aggressività. Lo standard Bosseron richiede un cane equilibratissimo. Quindi la selezione della razza è molto attenta e particolarmente severa proprio per quanto riguarda il carattere. Però il cane ha un aspetto fiero, un movimento quasi da lupo, un mantello nerissimo e un'espressione penetrante, quasi inquietante, che incute un certo timore reverenziale. I cani da pastore sono nati per lavorare accanto all'uomo, per obbedirgli e amarlo, ma anche per vivere insieme ad altri animali, rispettandoli e tacitando l'istinto per diventare protettori anziché predatori. Insomma, il pastore della Bosse non ha neppure una tendenza genetica all'aggressività. Questa può manifestarsi solo in difesa di chi ama, e in questo caso il cane sarà un avversario potente, agile e coraggioso. Ma quando tutto è tranquillo, il Bosseron è un amico affidabilissimo per grandi e piccoli. Le origini del Bosseron, pastore abituato a obbedire prontamente agli ordini, lo rendono estremamente facile da addestrare. Anche se non è un cane robot, lui tiene molto all'approvazione del padrone. Si potrebbe dire che obbedisce soprattutto per farci felici. Fuori dal campo di addestramento, il discorso non cambia. Anche in famiglia, educare un Bosseron è facile e divertente. Pur non essendo esattamente un cagnolino tascabile, il Bosseron può essere un eccellente cane da appartamento. Cercherà sempre di disturbare meno possibile e chiederà soltanto una cosa, di partecipare alle attività della famiglia. L'unico problema è che lui vuole assistere a tutto, ma proprio tutto ciò che succede. Da perfetto pastore, non ci abbandona neanche per un momento e ci segue passo passo in ogni angolo della casa. Ogni volta che arriva a destinazione, come abbiamo detto, si mette tranquillo a cuccia e cerca di essere più discreto che può. Ma certamente resta un po' ingombrante e quando si è piazzato al suo posto può costringerci a fare un po' di ginnastica per riuscire a passare. Stima, fiducia e affiatamento sono anche alla base di un buon binomio da protezione civile. Qualcuno forse si lascerà ancora intimidire un po' dal suo aspetto, ma bisogna imparare a scoprire il cuore generoso che batte sotto quell'aria un po' inquietante. Il Bosseron, l'abbiamo detto, non è un cane appariscente, ma è bello, anzi bellissimo dentro. Per questo, anche se non arriverà mai al grande successo di pubblico, questa razza continuerà a conquistare per sempre, irrimediabilmente, il cuore di chi impara a conoscerlo e non conoscerà mai il tramonto.